Quarta tappa del sedicesimo giro Pesca e Nettarina di Romagna IGP, Imola Sassoleone di 154 km con tre Gran Premi della Montagna, anzi per essere più precisi Gran Premi della Montagna e uno Cimagesso che viene ripetuto per tre volte prima del traguardo finale di Sassoleone. Questa tappa è valida anche come Gran Premio, nuovo circondario imolese, trofeo Gruppo Era. Giro della Pesca e Nettarina di Romagna all'interno di Era, uno spettacolo nello spettacolo. Sì, direi che l'ambiente è stata una somma, no? Di cose belle che si sono messe insieme, che hanno creato un'armonia che molto probabilmente all'inizio pensavamo non riuscisse. In realtà è bello il mondo del ciclismo, la realtà che abbiamo costruito qui a Imola è altrettanto bella, per cui quando le cose vengono fatte con gusto e poi le si mettono insieme con armonia, poi funzionano, insomma. Mattia Cattaneo, oggi si parte con la maglia di leader, sarà una tappa difficile comunque. Sì, abbiamo fatto tante tappe facili qua in questo giro, perché anche ieri si diceva facile, ma vento, è venuta una tappa molto impegnativa. Adesso ci sono due tappe che sono impegnative di per sé, poi se ci mette anche oggi il vento è dura. Io cercherò di tenere il più duro possibile. I percorsi si addicono abbastanza alle mie caratteristiche, quindi vediamo di tenere duro. E il posto è veramente stupendo, ma è ora di muoversi. Gli atleti che sono ancora in gara in questo sedicesimo giro della Pesca e Nettarina di Romagna IGP lasciano la centrale di cogenerazione di Era e prendono il via in modo ufficioso. Tra poco si porteranno a poca distanza, a poche centinaia di metri, per prendere il via ufficiale e andare a percorrere quindi i 154 km previsti in questa tappa. Dopo una decina di chilometri il gruppo arriva in un posto che è ormai il classico, un classico per il giro delle Pesche Nettarine, e cioè il passaggio da Dozza nel centro storico della splendida cittadina alla quale piace ricordare i natali di Luciano Pezzi, che viene ricordato anche con una gigantografia che tra poco andremo a vedere proprio di fronte alla Rocca di Dozza. Eccola qua, e naturalmente avrete riconosciuto di fianco a Luciano Pezzi il grandissimo Fausto Coppi. Andiamo a risalire il gruppo mentre ci portiamo verso Medicina, dove è posto il traguardo Intergiro BCC Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, ed è posto a Medicina, come dicevamo, al chilometro 28 e 500. Eccoci in attesa del gruppo, c'è la volata, è un atleta della Podenzano, si tratta del veronese Simone Melegaro che si aggiudica questo sprint, quindi i punti per la maglia rosa della classifica dell'Intergiro. Gli atleti ora lasciano Medicina. E quando siamo intorno al 50° chilometro di corsa troviamo un drappello di fuggitivi. Sono Fiumana della Opla con il numero 13, con il 43 Valdissera della Brilla, con il 41 Pertica della Delio Gallina, col 50 Berlato della Mantovani, col 57 Bocchiola della Colpac, con il 105 Gozio della Gavardo, col 121 Sorrentino della Farnese, col 127 Angelini della Podenzano, col 160 Leonardi della Marchiol, e poi con loro anche con il 72 abbiamo Pozzo della Viris e Vigevano. Questi atleti sono già in fuga da diversi chilometri e hanno un vantaggio intorno ai 45 secondi nei confronti del gruppo. Stanno andando molto forte, evidentemente vogliono cominciare la salita con un po' di vantaggio. Ed infatti inizia la prima scalata verso il Gran Premio della Montagna di Cimagesso con i 10 atleti che avevamo lasciato al comando. Ha perso già contatto Pozzo, l'atleta della Viris, e gli altri viaggiano ancora con circa un minuto, qualcosa in più di vantaggio nei confronti del gruppo. È l'atleta della Mantovani a fare l'andatura, cioè Berlato. Si sta un po' selezionando il drappello, mentre alle spalle il grosso sta già decisamente recuperando. E i chilometri da percorrere a questo punto sono ancora circa 70. Con le immagini passiamo sulla linea del traguardo, siamo in pieno centro a Sassoleone, dove gli atleti transitano per la prima volta. Vuol dire che mancano ancora 57 km alla conclusione, cioè due giri comprendenti ancora la salita di Gran Premio della Montagna di Cimagesso. Ricordiamo anche che c'è il traguardo volante della Falchetta previsto su tre passaggi a punteggio.
e siamo con le immagini sugli inseguitori degli atleti che sono rimasti al comando. Vedete, c'è un po' di frastagliamento alle spalle, ma vediamo anche il gruppo grosso che sta decisamente recuperando. C'è un atleta della Zalf, Desiree Fior, che sta facendo l'andatura. Sono ancora un 30-40 concorrenti, praticamente i migliori della classifica, che stanno inseguendo i primi. Quello che vediamo è Daniele Angelini, l'atleta della Potenzano, faceva parte dei 10 al comando, è rimasto solo in testa, è l'ultimo che non vuole cedere assolutamente al ritorno veemente degli inseguitori, ma ha un vantaggio veramente minimo. E quando siamo al traguardo volante in zona Falchetta, la Falchetta se lo aggiudica questo passaggio, il secondo passaggio se lo aggiudica proprio Daniele Angelini, ma proprio in questo momento viene raggiunto dai primi inseguitori. Siamo al Gran Premio della Montagna, secondo passaggio. Mancano quindi circa 35 km alla conclusione, seguiamo un attimo gli atleti in discesa che vanno a portarsi verso il passaggio dove suonerà la campana, passaggio sotto la linea del traguardo, suona la campana, vuol dire che manca soltanto un giro alla conclusione e gli atleti che stiamo vedendo sono quelli che si giocheranno la vittoria, ma attenzione perché all'interno di questo drappello ci si gioca ovviamente anche la leadership, quindi la maglia verde allegra che è sulle spalle di Mattia Cattaneo. E Mattia Cattaneo, tanto per non sbagliarsi, anziché di rispondere ad eventuali attacchi, è lui in prima persona che comincia ad attaccare. Quando siamo 9 km dalla conclusione, vedete alle sue spalle un gruppetto di 5 concorrenti, altri alle sue spalle. Con queste immagini dall'alto siamo a meno di 3 km ormai dalla conclusione, un tratto in leggera in discesa. Il vantaggio di Cattaneo è intorno ai 50 secondi nei confronti dei suoi primi inseguitori, sta andando veramente fortissimo l'atleta diretto da Mirko Rossato in maglia verde allegra di leader della classifica. Ricordiamo che difende i colori della Trevigiani Dynamon Bottoli. E a tutta Mattia Cattaneo, ormai ci avviciniamo all'ultimo chilometro, è fatta per lui, sicuramente vincerà questa tappa e ovviamente manterrà anche la maglia verde allegra di leader della classifica. Siamo transitati proprio in questo momento ai 1000 metri finali e il vantaggio sui suoi inseguitori non accenna assolutamente a diminuire e ormai è fatta per lui, lo seguiamo ancora, merita veramente una bella azione con la maglia di leader sulle spalle, va ad aggiudicarsi questa tappa e naturalmente andrà anche ad acquisire gli abbuoni. Ricordiamo che le prime tre posizioni vengono assegnati 10 secondi al primo, 6 al secondo, 4 al terzo secondi di abbuono. E ormai siamo nei pressi, nell'abitato di Sasso Leone, ancora poche centinaia di metri per il trionfo di Mattia Cattaneo, Trevigiani Dynamon Bottoli. Eccoli in fondo a questo lungo rettilineo. Incominciano le nostre telecamere fisse a lavorare su Mattia Cattaneo, il grande, grandissimo protagonista di questo finale di tappa. Grande applauso da parte del pubblico presente al forte atleta che va ad aggiudicarsi questa quarta tappa del 16° giro della Pesca e Nettarina di Romagna IGP. Eccolo ormai agli ultimi metri, va a trionfare. È sua questa quarta tappa e rimane ovviamente in testa alla classifica generale. Con un ritardo di circa 40 secondi arrivano i primi inseguitori, si disputano la volata per il secondo posto, attenzione, e nell'ordine giungono Bohème, Bascu, Zardini, Carlini e Formolo. Mattia Cattaneo, avevi detto che questo percorso era adatto a te. Sì, sapevo di stare bene, non pensavo così bene, però sono molto contento di questa vittoria. Devo ringraziare tutti i miei compagni uno a uno che oggi hanno lavorato tantissimo per me. Sono stati fantastici e li ho ripagati con la vittoria di oggi. Speriamo domani di star bene, come oggi. E domani è durissima, ancora presto per dire che il giro della Nettarina è chiuso perché è un imprevisto, qualcosa sempre dietro l'angolo. Domani poi è ancora più dura di oggi e quindi vediamo. Io sicuramente andrò tutta e se riuscirò a tenere vantaggio, bene, se no io sono già molto soddisfatto ora di questo giro per Nettarina.